sì, purtroppo abbiamo sentito molte favole e poca consapevolezza del fatto che siamo in una crisi più profonda che abbiamo dal dopoguerra ad oggi. E il tema dovrebbe essere appunto come ne usciamo, no? Ecco. E invece si sono sentite molte buttate, molte favole. Noi non abbiamo fatto così, devo dire. Abbiamo cercato di tenere il nostro profilo sapendo quali sono i modi per uscirne, perché ne usciremo. I modi si chiamano moralità e lavoro, quelle le nostre due parole sono queste. Questa è la traduzione del concetto di Italia giusta che abbiamo messo come slogan. Quindi bisogna dare una grande scossa sui temi della moralità pubblica, della sobrietà della politica, della lotta alla corruzione, alla criminalità, dei grandi temi dei diritti dei cittadini, della cancellazione legge ad persona, dei conflitti di interesse. Bisogna da quel lato cambiare, dare un segno di cambiamento, perché questo mette in condizione poi di occuparsi con credibilità della questione vera, che è quella del lavoro, come tutti sanno, come tutte le famiglie sanno, che il problema è il lavoro, e il lavoro non si risolve con estraendo un coniglio dal cappello. Si deve operare in modo serio sui temi veri, che voi nel Mezzogiorno sapete molto bene, e quindi dar liquidità alle imprese, fare un po' di piccole opere subito per dare un po' di lavoro attraverso i comuni, lavorare sull'economia verde, c'è un costruito da riqualificare, non possiamo consumare territorio ma si può lavorare di lì, ci sono rinnovabili da rilanciare, ci sono bonifiche da fare, c'è una grande infrastruttura da fare, si chiama banda larga, per dare poi spazio a imprese di servizio in cui i giovani possono trovare occupazione, c'è una politica industriale da riprendere, è stata abbandonata. Facciamo allora Industria 2015, la ribattezziamo Industria 2020, ma ripartiamo da lì, cioè un sostegno alle nostre imprese. Ma no, il ponte sullo stretto, noi il ponte sullo stretto sono quelle cose che poi ci portano fuori strada, che ci fanno discutere, spendere dei soldi per niente e non vedere mai il risultato. Io questa campagna elettorale l'ho fatta come tanti di noi, girando molto sul nostro territorio. Perché ho pensato, certo bisogna andare in tribuna probabilmente, ma un partito come il nostro non può rinunciare alla sua arma atomica, che è il popolo delle primarie, la nostra gente, i nostri militanti. Gli altri non ce l'hanno questa arma atomica. E noi dobbiamo invece usarla e mettere in movimento tutte le nostre energie. Io da tempo penso questo, noi abbiamo solo questo problema. Riuscire a mettere in moto tutte le nostre energie con condizione. Lo stiamo facendo e quindi io sono molto fiducioso. Quest'ultima settimana deve essere quella del massimo sforzo, probabilmente in questo senso. E quindi bisognerà, fino all'ultimo momento, tenere viva la mobilitazione e chiedere a ciascuno di noi, di voi, di tutti quelli che possiamo avvicinare, uno sforzo, perché la partita è importante, è importantissima. Quindi noi dobbiamo partire con la mano pesante e senza che ci tremi il polso su una serie di cose. Corruzione? Si va a partire. Napolitano difende Monti e lo elogia con Obama, come interpreta questo atteggiamento del Presidente? Ma mi pare che il Presidente abbia chiarito e richiarito che non si è trattato di questo, è il punto, o di interferenze della campagna elettorale, è il punto che è da condividere tutti quanti e che noi dobbiamo assolutamente nel futuro preservare, confermare quel tanto di credibilità internazionale che è stata riacquisita dopo l'esperienza di Berlusconi, che è un punto di non ritorno. Dopodiché è chiaro che bisogna aggiungere a questo fatto degli altri fatti, cioè equità, lavoro, crescita, cioè bisogna riforme, lotta alla corruzione, ci sono cose da fare che il governo tecnico è stato in condizione di fare. Le ha detto più di una volta che riuscirà a conciliare magari le stanze sia di Monti che di Vendola, ma come? Se sono lontanissime come due rette parallele. Io a volte non mi riconosco nei titoli regionali, io ho detto una cosa sola, esiste una coalizione, l'abbiamo fatta con Vendola, con Tabacci, con i socialisti e l'abbiamo fatta davanti a 3 milioni e 200 mila persone, la coalizione è quella lì e tutti devono rispettarla, dopodiché quella coalizione
si presenterà, come ha scritto nella sua carta fondativa, si presenterà in modo non fazioso. Chiederà il 51% agli italiani per governare, userà quel 51% come fosse un 49%, e si rivolgerà a tutta la gente di buon senso presente in Parlamento per dare una mano a un paese che è in un sacco di guai. Punto. Questo è il nostro atteggiamento. Dopodiché gli altri, ho detto che dirigo il traffico in questo senso, perché io sono responsabile di dare continuità a questa scelta che abbiamo fatto in 3 milioni e 200 mila. Gli altri poi vedranno cosa intendono fare, se intendono rispondere a questa disponibilità di dialogo, se hanno delle preclusioni. Inutile che mi dicano con Vendola no, perché allora vuol dire con Bersani no. Punto. Questo è il punto. Vorrei chiedere a Grillo, se lo incontrate, fate questa domanda, no, perché questa volta non c'è più né destra né sinistra, no? Che uno va in Emilia e